pensava che in quel buio la chioma bianca del vecchio dovesse spiccare come un faro. Invece non c'era luce intorno. Arrivati davanti al negozio, nonno e nipote scorsero sul gradino la mela, sola e triste. Provarono a chiamare a gran voce: Paul, Paul. Così aveva detto di chiamarsi l'uomo. Girarono intorno alla casa. Paul, Paul. Arrivarono fino alla chiesa lanciando di tanto in tanto il richiamo. Una mezza luna vivida li guardava beffarda. Florence se la prese con lei, la insultò come fosse lei, la luna, responsabile della sparizione del vecchio. La vedeva spiarli, indifferente. Lei sapeva sicuramente dove era il povero Paul, ma si guardava bene dal dare indicazione per trovarlo. A percorrere le viuzze della cittadina quasi deserte alle 3 del pomeriggio. I negozi erano chiusi e le persiane delle case abbassate per riparare le stanze dal sole. Da una finestra in alto uscì improvviso il canto di una ragazza. Sembrava una cantilena. Giovanni si arrestò pietrificato, guardò in su. Si vedeva una tendina bianca svolazzare, entrare nel buio della stanza e uscire, illuminandosi e volteggiando come un velo da sposa. Il ricordo di Rosa lo colpì al petto come una lancia. Quella canzoncina assomigliava alla cantilena che Rosa canticchiava mentre allattava la piccola Dosolina. Per un momento tornò lassù, in quella casa non tanto luminosa, nel freddo dell'inverno, nel suo nascondiglio che gli permetteva di spiare quei momenti di una tale dolcezza da fargli male al cuore. Vincenzo ascoltava attento. Le rughe intorno agli occhi e agli angoli della bocca si erano distese, lasciandogli un'espressione beata, che ai figli sembrò un po' imbecille, ma si guardarono bene dal farglielo notare. Quando sei nata tu, Linette, il 18 ottobre del 1937, c'era un'aria frizzante e le foglie gialle volavano e danzavano a mulinello per finire ai piedi degli alberi, o in mezzo al viale che noi tre percorrevamo per raggiungere la stazione e partire con il treno che ci avrebbe portato a Crusone. Arrivammo alle 3 del pomeriggio. Tu eri nata alle 7 di quella stessa mattina. Tuo padre ci aveva avvertito la sera prima che Dosolina aveva iniziato il travaglio. Sapete, è vero, che cos'è il travaglio? Sì, rispose Giovanni, è quando vengono i dolori. Ecco, appunto. Solo che i dolori della vostra mamma sembravano non avere mai fine. Era arrivato invece il 1955. In Italia i giovani scorrazzavano con la Vespa e la Lambretta. I più sofisticati cavalcavano il galletto della Moto Guzzi. Molti di loro trasportavano dietro sul sedile la fidanzata, quasi sempre con la testa protetta da un foulard colorato e gli occhiali a riparare gli occhi dal vento e dal sole. Gli italiani cantavano canzoni da due soldi. Marietta Montengondola aveva un bavero. In Francia andava forte Les Déserteurs, scritta da Boris Vian, che cantavano in molti, tra cui Juliette Gréco. Yves Montand cantava C'est si bon a Paris e Les Feuilles mortes. Louison Bobet vinse il Tour de France il 13 dicembre 1954. L'ONU non riconoscerà il diritto all'indipendenza dell'Algeria a causa del solo voto contrario della Francia. Si scatenerà per questo motivo, già dall'inizio 1955, la guerra tra Francia e Algeria. Nel mese di gennaio, Jacques Soustelle arrivò in Algeria come governatore generale, con la ferma determinazione di ristabilire la pace. Soustelle, già di sinistra, ma poi convertitosi al gollismo, diede inizio ad un programma di riforme, Piano Soustelle, con lo scopo di migliorare le condizioni economiche delle popolazioni musulmane. Linette era incantata dai colori del mare. L'unica immensa distesa di acqua che conosceva fino a quel momento era l'oceano. Anche l'oceano l'aveva affascinata. L'aveva visto per la prima volta con suo padre e il fratello
dopo un paio d'anni dall'arrivo in Francia. La parrocchia aveva organizzato una gita pellegrinaggio fino a Mont Saint-Michel. Quelle acque che si ritiravano scoprendo barche colorate che restavano in secca e miriadi di conchiglie, granchietti e strani gusci dentro i quali abitavano piccoli molluschi, per tornare ad una velocità che mai i due ragazzi avrebbero immaginato, a sommergere ogni cosa e a far dondolare le barche. Era uno spettacolo da togliere il fiato. L'acqua però non aveva le trasparenze e i colori del mare. In quella zona di Costa Azzurra, tra Juan Le Pen e Antibes, dove le due coppie avevano preso in affitto un appartamento vista mare. Ma la cosa più emozionante per Linette era sdraiarsi nel letto matrimoniale.